Ciao a tutti e bentornati. Oggi è la giornata mondiale del libro e voglio con voi esprimere questa mia grandissima gioia di partecipare a questa giornata qui con voi anche attraverso i canali social. E innanzitutto complimenti a Oronzo Cilli che è stato il primo italiano a vincere il prestigioso premio come miglior libro della Tolkien Society con il suo libro Tolkien's Library. Grande Oronzo Cilli, già hai fatto onore veramente tanto. E per la casa editrice Il Cerchio, sempre Oronzo scrive Tolkien e l'Italia, il viaggio che ha fatto Tolkien in visita ad Assisi e altre città italiane, ma soprattutto la vicenda editoriale. Nel frattempo, oggi, essendo la giornata mondiale del libro, vorrei parlarvi di uno dei miei libri preferiti. In questo caso si chiama La navigazione di San Brandano. Non è facile parlare del monachesimo irlandese in poco tempo, come il monachesimo benedettino dal centro Italia, da Norcia, si espande in tutta quanta Europa, così fa il monachesimo detto celtico, prettamente irlandese, dal nord dell'Europa scende verso il sud e conquista in qualche modo l'Europa tutta. Bellissima l'immagine di San Malachia, un monaco irlandese che muore abbracciato da San Bernardo da Chiaravalle. Questo abbraccio fra questi due bellissimi ordini segna questa meravigliosa unione di due mondi che fa dell'Europa un solo mondo. Ed è questa l'Europa che ci piace, l'Europa dei popoli, l'Europa dei cammini e l'Europa delle complete diversità, non l'omologazione. In questo viaggio San Brandano vede tantissime cose nuove. Ma perché parte? Aveva fatto tutto, aveva fondato monasteri, aveva irradiato il cristianesimo in tutta quanta l'Irlanda e parte della Scozia. Perché allora parte? Perché aveva bisogno di ritrovare se stesso. Come i padri del secondo e terzo secolo scelgono il deserto per cercare Dio in se stessi, così i monaci irlandesi lo fanno nell'oceano. Costruiscono delle barche improvvisate, si mettono sopra queste barche e partono alla ricerca di se stessi e dove la provvidenza li condurrà sarà il luogo dove andranno a predicare. Cosa accade a San Brandano e ai suoi monaci? Sono in viaggio da 2 anni, capita loro di tutto. Delle me meraviglie, vengono chiamate incredibili. Incontrano dei mostri, hanno dei miracoli incredibili, trovano del cibo, incontrano persone nuove. Alla fine tornano nel luogo di partenza e hanno scoperto una cosa incredibile. Il viaggio è fatto per ritornare. Ed è questo quello che è importante oggi, viaggiare sì, ma viaggiare con la presenza di spirito, la presenza che anche il viaggio, obbligati a farlo qui in quarantena dentro casa, è per noi una presenza importante, quella di trovare la nostra intimità con Dio e con noi stessi. Insomma, grazie per esservi iscritti al mio canale, grazie per aver sentito questa mia voglia di comunicare con voi la festività della giornata mondiale del libro e a presto. Ciao!